In questo, nei prossimi tutorial, vedremo l'Elk Stack, ovvero una suite prodotta appunto da Elastic che permette di indicizzare varie tipologie di dati e di fare ricerche complesse su questi. La sigla Elk Stack sta appunto per... Allora, la E sta per Elasticsearch, che non è nient'altro che un indicizzatore di dati, ovvero un incrocio tra un database e un sistema e un motore di ricerca. Indicizzando appunto vari tipi di dati dentro Elasticsearch si possono fare delle query, delle ricerche anche molto complesse sui dati. I dati che possono essere inclusi in Elasticsearch possono essere i più svariati, si va da dei semplici log di vari sistemi informatici a altre varie tipologie, testi, eccetera. Potete indicizzare libri e qualsiasi forma di contenuto, insomma. E su questo contenuto, appunto, tramite delle query, fare ricerche anche molto complesse. Logstash non è nient'altro che appunto un sistema che permette di analizzare e formattare i dati da inviare appunto a Elasticsearch, come si denota dal nome, appunto viene usato soprattutto per inviare i log, quindi i vari log di sistemi operativi eccetera, di Apache eccetera, a Elasticsearch, e poi appunto tramite Elasticsearch fare ricerche complesse su questi. E Kibana non è nient'altro che un'interfaccia grafica da poter con la quale poter utilizzare, diciamo, in modo più user friendly Elasticsearch. All'interno di Kibana si possono fare grafici e vari tipi di ricerche, di visualizzazioni di questi dati. In questo primo tutorial cominceremo a installare Elasticsearch sulla nostra VPS. Ok, una volta dentro la nostra VPS, nel mio caso una Ubuntu con 2 GB, con 2 GB di memoria, che diciamo è 2 GB di memoria sono un buon punto di inizio per usare Elasticsearch. Si può usare forse anche con qualcosa di meno, ma per essere sicuri che funzioni bene è meglio stare sui 2 GB. Facciamo subito un apt update per aggiornare le nostre librerie. Una volta aggiornate andiamo a installare Java, quindi apt-get install default-jdk. Poi andiamo a scaricare, ad installare la keysign del repository di Elasticsearch, e andiamo a installare appunto il repository. Quindi sudo apt-get install apt-transport-https. E poi andiamo a inserire il repository nella nostra lista dei repository all'interno di Ubuntu. Quindi facciamo echo aperte virgolette deb spazio https due punti /artifacts.elastic.co/packages/6.x/apt spazio stable, spazio main, chiuse virgolette, spazio lineetta orizzontale, spazio sudo, spazio t, t e e,
spazio-a spazio slash etc slash apt slash sources.list punto d slash elastic-6.x.list. Comunque tutti questi dati li troverete poi nel link nella descrizione di questo tutorial. E quindi facciamo un apt update per aggiornare appunto i nostri packages. Ed infine andiamo ad installare Elasticsearch con sudo spazio apt-get install Elasticsearch. Ora che è stato installato, andiamo a usare questo comando che è sudo spazio update meno rc meno d spazio Elasticsearch spazio default spazio 95 spazio 10. Una volta fatto, possiamo andare ad avviare il nostro applicativo. Quindi sudo spazio meno i spazio service spazio Elasticsearch spazio start. Aspettiamo qualche minuto e perché parta, poi possiamo andare a vedere se in funzione tramite curl spazio http due punti slash slash localhost due punti 9200. Non è ancora attivo. Per vedere a che punto è, basta fare un service Elasticsearch status. Ok, qua ce lo dà in funzione. Riproviamo. Ok, come vedete, facendo curl http localhost 2.9002 possiamo appunto, ci ritorna questo JSON che ci indica che il sistema sta funzionando. Proviamo anche su 127.0.0.1, anche qui funziona, e su 0.0.0.0 anche qui funziona. Ora proviamo a collegarci invece da web browser all'indirizzo IP della VPS e vediamo che succede. Quindi andiamo qui e come vedete invece sull'indirizzo IP della VPS non funziona. Questo per abilitarlo quindi alle connessioni esterne dobbiamo editare il file elasticsearch.yelmo, lo troviamo qui, quindi vim slash percorso etc spazio elasticsearch scusate etc slash etc slash elasticsearch slash elasticsearch.yml.yelmo. Andiamo ad editare il network host. Come vedete qui lo sblocchiamo e al posto di 192.168.0.1 andiamo a mettere 0.0.0.0. salviamo, facciamo un service Elasticsearch restart. Andiamo a rivedere appena parte, qui non sta neanche partendo, aspettiamo qualche minuto. Facciamo uno status per vedere se in funzione, sembra di sì. Ok, adesso in funzione, torniamo nel nostro browser, sempre all'indirizzo della nostra macchina, e come vedete Elasticsearch ora è fruibile anche dall'esterno. E quindi per ora è tutto, anzi no, vediamo come farlo partire di default. Come ci dice qui, ci basta fare sudo bin system sm systemctl daemon reload
poi ci serve di abilitarlo, quindi un sudo slash bin slash systemctl enable elasticsearch.service e infine andiamo a fermarlo. Elasticsearch stop, server Elasticsearch start, e ora quando riavvieremo la macchina, nel giro di qualche secondo dovrebbe ripartire anche Elasticsearch in modo automatico. E niente, come questo è il primo tutorial. Nel prossimo tutorial vedremo di installare Kibana. In un terzo tutorial vedremo appunto di indicizzare dei log tramite logstash dentro Elasticsearch, e poi insomma vedremo anche come fare query eccetera in questo sistema. E poi faremo un altro tutorial in cui vedremo anche come indicizzare un libro o comunque un contenuto testuale. E quindi poi vedremo come fare query, ricerche, eccetera, eccetera. Per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace. Se volete, seguite il canale e ci vedremo al prossimo tutorial.